Bocciato il bilancio consuntivo terremoto al comune di Caserta, dimessi gli assessori. Renzi e De Luca incontrano a Salerno i lavoratori della Whirlpool. Berlusconi in visita a Caserta al fianco di Caldoro e Carfagna. Elezioni, allarme, astensionismo, i candidati invitano a non disertare le urne. Reggia di Caserta, lavoratori in agitazione, il 7 giugno, assemblea sindacale. Salve a tutti, eccoci di nuovo al nostro consueto appuntamento con il telegiornale, che prima di passare ad un'ampia pagina dedicata naturalmente alle elezioni e quindi alla politica, apriamo con la cronaca. I carabinieri della stazione di Sessa Aurunca hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti il tunisino Edfi Mohsen del 72, fermato proprio mentre stava salendo su un pullman da Napoli che lo avrebbe condotto in Alta Italia. L'uomo, al termine di un'articolata attività di polizia giudiziaria consistita in servizi di osservazione e pedinamento, è stato trovato in possesso di due involucri occultati all'interno di uno yogurt contenenti 152 grammi di eroina. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria. Terremoto nella giunta guidata dal sindaco di Forza Italia Pio Del Gaudio a Caserta. Non passa il bilancio consuntivo, si dimettono gli assessori, ma tutti i particolari nel servizio. Terremoto alla giunta comunale di Caserta, guidata dal sindaco di Forza Italia Pio Del Gaudio. Tutti i nuovi assessori si sono infatti dimessi dopo che il consiglio comunale ha bocciato con 16 voti contro i 13 a favore il bilancio consuntivo 2014. Contro lo strumento contabile si sono espressi tra gli altri i quattro consiglieri dell'UDC facenti capo all'ex presidente della provincia di Caserta Domenico Zinzi, i quattro del PD, due popolari tra cui Gian Fausto Iarubino, che si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio Comunale. L'azzeramento dell'esecutivo permetterà ora al sindaco di effettuare consultazioni per creare una giunta della maggioranza più ampia in modo da poter convocare una nuova seduta del Consiglio Comunale entro il 31 maggio che possa ridiscutere e approvare il bilancio. In caso contrario la Sise sarà sciolta. Mi aspettavo l'esito di questo voto considerate le naturali fibrillazioni della campagna elettorale, quanto ha commentato il sindaco all'esito del voto del Consiglio Comunale. Sono certo, ha proseguito, che in particolare il mio partito, che si appresta a dare un caloroso benvenuto al presidente Berlusconi, saprà lavorare per il meglio al fine di evitare alla città di Caserta l'interruzione del suo percorso di risanamento. Per la deputata casertana del PD Camilla Sgambato, il voto del Consiglio Comunale di Caserta è la conferma di un centrodestra allo sbando e senza più riferimenti. Non è stato bocciato solo il consuntivo, ma un'intera classe politica. Questo pomeriggio alle 17, nell'ambito delle iniziative elettorali, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sarà a Caserta presso la sede della provincia in Corso Trieste, al fianco del candidato alla presidenza della regione Stefano Caldoro e della parlamentare Mara Carfagna. Sono al fianco degli operatori sanitari dei centri di riabilitazione che hanno protestato contro i tagli sotto la sede della regione, altro che la bugia del risanamento che racconta il presidente pro tempore Caldoro. I centri di riabilitazione sono in ginocchio, gli operatori senza stipendio, i malati e le famiglie disperati. Lo ha detto questa mattina il candidato alla presidenza della regione Campania Vincenzo De Luca. Ieri invece al fianco del premier Renzi a Salerno, De Luca ha incontrato le RSU dello stabilimento Whirlpool di Carinaro per discutere proprio della vertenza dei lavoratori. È stato un incontro interlocutorio. Il presidente del Consiglio non è riuscito ad assumere un impegno forte sul futuro della Whirlpool. Così i delegati della RSU dello stabilimento Whirlpool di Carinaro hanno definito l'incontro con il premier Renzi a Salerno ieri. Renzi, hanno riferito Paolo Bracciano della FIOM, Vincenzo Di Spirito della FIM e Antonietta Cerullo della WILM, ci ha detto che chiederà alla Whirlpool di mettere le carte in tavola, cosa che l'azienda non ha ancora fatto. Si è impegnato con noi sul mantenimento della missione produttiva del sito di Carinaro. Se non sarà possibile mantenere la presenza della Whirlpool, ci ha assicurato il Premier, si tenterà un'altra produzione industriale per Carinaro. Siamo contrari ad un'ipotesi di piano B per lo stabilimento, hanno precisato i delegati dell'RSU della Whirlpool. Sappiamo già che cosa significa reindustrializzazione in Campania, ha detto Antonietta Cerullo della WILM. Vuol dire supermercati. Abbiamo detto al Presidente del Consiglio, che ci ha assicurato che non ci saranno supermercati ma nuove produzioni industriali, che siamo contrari ad ogni piano B e chiediamo il mantenimento della produzione Whirlpool a Carinaro.
All'incontro tra Renzi e i sindacalisti hanno partecipato il sindaco di Carinaro, Marianna Della Provitola, ed il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha definito irricevibile e da respingere con fermezza il nuovo piano di riorganizzazione della Whirlpool. È ancora peggiore del precedente, un vero suicidio, ha proseguito l'ex sindaco di Salerno. Io sono con i lavoratori che lottano e sono convinto che anche il governo nazionale continuerà a fare la sua parte, come già sta facendo con i ministri Guidi e Poletti, per richiamare l'azienda al rispetto dei suoi doveri. De Luca ha poi spiegato che i tavoli del negoziato devono continuare per arrivare ad una soluzione positiva. La Campania deve smettere di essere regione fantasma anche nelle politiche industriali. Il mio impegno è fare della Campania un grande attrattore di investimenti nazionali e stranieri, usando i fondi europei, approvando un nuovo piano energetico, superando la fiscalità di svantaggio, potenziando le infrastrutture a rete, a partire dalla banda extra larga, mettendo a sistema università, centri di ricerca e territorio. Realtà industriali come quella di Carinaro possono e devono essere un fiore all'occhiello della Campania industriale, proiettata alla conquista dei mercati con produzioni di alta qualità. Dalla vicenda Whirlpool dobbiamo uscire a testa alta, è interesse di tutti, dei lavoratori, dell'azienda, del territorio, ha concluso De Luca. Matteo Renzi, parlando alla trasmissione Bersaglio Mobile sulla 7 della vicenda Whirlpool, ha ribadito l'obiettivo di tenere la Whirlpool a Caserta o comunque un polo industriale. Renzi ha spiegato che nel mezzogiorno ci devono essere delle realtà industriali che qualifichino la priorità del Sud. Al fianco dei lavoratori della Whirlpool si schiera anche la candidata di Sinistra al Lavoro per la Campania, Angela Di Foggia. Ascoltiamo l'intervista. Angela Di Foggia, candidata per Sinistra al Lavoro, un impegno per l'occupazione. Sì, sicuramente noi ci impegneremo a far sì che si creino posti di lavoro nella nostra regione, in particolare anche la provincia di Caserta in genere, perché è stata una disoccupazione. C'è un aumento della disoccupazione soprattutto nelle nostre terre per la questione anche della Whirlpool. Ne sappiamo benissimo tutta la vertenza che ancora oggi è in atto. Oggi i lavoratori della Whirlpool sono a manifestare con tutti i sindacati proprio fuori da qui, in effetti, proprio perché non c'è via d'uscita, e questo farà sì che i nostri territori saranno abbandonati, i territori che prima industrializzati, completamente distrutti e denaturati della propria identità, e poi lasciati all'abbandono totale. All'abbandono totale non solo per quanto riguarda, diciamo così, la terra che ormai è stata, diciamo così, deturpata, ma soprattutto perché ci sono persone che non avranno più come andare avanti, famiglie completamente distrutte che non avranno più il reddito, diciamo, un reddito per poter andare avanti, e soprattutto ci sono bambini, i bambini che durante la festa del primo maggio hanno manifestato il loro dispiacere a non poter andare avanti a causa della perdita del lavoro della propria mamma. E questo è molto, per noi è importante. Il lavoro è fondamentale per avere dignità e libertà di scelta. Continuiamo a dare la voce ai candidati al Consiglio regionale della Campania. Abbiamo intervistato l'assessora Daniela Nugnes, ricandidata al Consiglio regionale per Forza Italia. Siamo al rush finale, ha detto, il momento più duro. Ultimi giorni della campagna elettorale, piuttosto infuocata, come sta andando? È una campagna elettorale, come diceva lei, infuocata, è il rush finale, quindi il momento più duro alla fine, più che altro per evitare che vengano scippati i consensi per metodi spesso estili anche poco consoni, a mio avviso, a quello che è il senso della campagna elettorale. Il nostro dovere è chiedere appunto la preferenza, quindi chiedere a qualcuno di preferire te rispetto a qualcun altro, quindi è un atto di fiducia che si chiede all'elettorato, che si spera poi di non tradire. Questo è sempre stato il nostro buon auspicio. La verità è che la campagna elettorale si spinge soprattutto oggi sul pezzo dei governatori. Il centrodestra deve necessariamente spiegare bene, comunicare, informare
tutto quanto ha fatto di buono per salvare questa regione da un default che era quasi impensabile evitare. Il presidente Caldoro ci è riuscito, Forza Italia con le provinciali si conferma comunque primo partito in provincia di Caserta, pertanto siamo adrenalinicamente pronti ad arrivare a domenica con l'auspicio insomma veramente di portare a casa una buona vittoria. Bisogna portare l'elettorato a Caserta, recuperare l'elettorato a Caserta perché è troppo sfiduciato. Lo ha detto ai nostri microfoni Carmine Lisi, candidato al Consiglio regionale con la lista Caldoro Presidente. Una campagna elettorale caratterizzata da veleni, toni aspri, ma c'è tanta sfiducia da parte della gente. Ecco, il problema, il cuore è quello invece di conquistare un elettorato che fondamentalmente non c'è. Sì, questo è vero, però devo fare una precisazione. Io girando in tutto il territorio trovo veramente tanta sfiducia da parte dei cittadini, sfiducia nei confronti della politica di carattere generale e segnatamente poi nei politici della espressività casertana. Vedo che risento questi cittadini che sono stati abbandonati totalmente dalle realtà territoriali. Il politico prende il voto, viene eletto, fugge e non si fa più vedere su tutto il territorio. La mia politica è tutta un'altra, di un altro genere, io sarò sempre presente su tutto il territorio della provincia di Caserta, su tutti i 104 comuni e chi mi conosce e mi ha saputo apprezzare nel mio campo medico legale, sa che sono un gladiatore e vado a combattere nelle realtà territoriali. La seconda frase, non sono perfettamente. È una campagna elettorale dura, ma dura perché dobbiamo incitare la popolazione ad andare a voto, ma c'è abbastanza ottimismo tra tutti i candidati. Io non ho visto questa guerra fratricida tra tutti quanti noi, anzi camminando su tutto il territorio vedo un perfetto equilibrio, ci salutiamo, prendiamo un caffè, scappiamo, auguri, in bocca al lupo e tutto il resto. Quindi non solo faccio gli auguri a me stesso, ma faccio gli auguri a tutti i 155 candidati che devono dare il vero contributo alla provincia di Caserta. In occasione delle elezioni regionali, il Comune di Caserta ha istituito il divieto di sosta con rimozione carro gru dalle ore 7 di sabato e domenica prossimi in molte strade cittadine, in particolare davanti agli istituti scolastici dove sono allestiti i seggi elettorali. Con l'altra Europa nella lista Sinistra al Lavoro per la Campania si è candidato al Consiglio regionale Sergio Tanzarella. Il principio è sobrietà e responsabilità, dice, in nome di una ecologia umana. Sergio Tanzarella, candidato nella lista Sinistra al Lavoro a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Campania, Salvatore Vozza, una svolta a questo territorio, i punti salienti del suo programma elettorale. Ma soltanto, innanzitutto, la sanità. La sanità assorbe una parte enorme del bilancio della Regione e la Regione deve occuparsi di sanità e di salute dei cittadini, soprattutto quando le emergenze ambientali producono una quantità di patologie che oggi non sono ancora state monitorate. La situazione è molto più grave di quello che si vuol far credere, i dati non ci vengono forniti e la struttura è al collasso. I numeri vengono e le percentuali vengono realizzate a tavolino senza considerare le patologie, senza considerare il collegamento che manca fra i medici di base e le aziende ospedaliere, e questo realizza dei danni enormi soprattutto per la salute dei cittadini e dei loro familiari. È una situazione vergognosa rispetto alla quale sì, la Regione ha realizzato risparmi, ma non li ha investiti, li ha semplicemente incamerati. E come li ha realizzati? Tagliando i posti letto e dunque allungando le file dei malati che restano barellati per giorni e giorni prima di avere un posto. È una condizione mortificante per gli ammalati, dunque per i cittadini, ma anche per i dipendenti, per coloro che operano, che sono costretti a lavorare in condizioni estreme e vergognose. A questo si accompagna la mancanza quasi totale anche delle apparecchiature. Quindi l'obiettivo prioritario è un cambiamento quindi nella sanità campana, ma sicuramente anche per quanto concerne il risanamento ambientale del nostro territorio. Qui si tratta di non illudersi, il risanamento attraverso le bonifiche è una parola bella ma difficile,
perché si tratta di un disinquinamento di ciò che nemmeno conosciamo esattamente ancora oggi come mappe del territorio e come qualità dei veleni che sono stati sversati. Qualcosa di impensabile, basti soltanto considerare anche l'inquinamento delle acque, inquinamento per le falde che si può considerare quasi definitivo. Cosa beviamo? Si innalzano i valori e si sostiene che l'acqua è potabile, ma questo è molto semplice ma anche molto pericoloso. Maratona elettorale di TV Luna Caserta per lo spoglio delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale e anche per il rinnovo di 10 consigli comunali del Casertano. Per questo, in particolare, lunedì 1 giugno a partire dalle 18 la diretta condotta dal direttore Francesca Nardi. Stato di agitazione del personale della Reggia di Caserta. Il 7 giugno dalle 8.30 alle 11.30 si terrà un'assemblea sindacale aperta a tutto il personale in servizio presso la Reggia di Caserta per discutere della risoluzione definitiva della problematica dei venditori abusivi all'interno del complesso vanvitelliano, della formazione del personale della vigilanza da parte dell'amministrazione sul comportamento da adottare nei confronti delle forze dell'ordine in caso di chiamate delle stesse per intervenire sui venditori abusivi, contingentamento dei visitatori nelle giornate di grande affluenza, condizioni di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro in cui il personale addetto è costretto a prestare servizio. Alla Camera di Commercio di Caserta ieri la 13ª giornata dell'economia, della trasparenza e dell'anticorruzione. Contestualmente si è tenuta anche la giornata della trasparenza e dell'anticorruzione. Sentiamo. Oggi si celebra la 13ª giornata nazionale dell'economia che si svolgerà in contemporanea in tutte le camere di commercio d'Italia. L'appuntamento a Caserta si è tenuto nella sala consiliare della sede camerale di Via Roma, dove oltre al consueto incontro dedicato all'analisi della congiuntura economica dell'imprenditoria locale, si è tenuta contestualmente anche la giornata della trasparenza e l'anticorruzione. Si tratta di un momento di riflessione sull'andamento dell'economia, con particolare attenzione alla tipologia di impresa, come ha sottolineato ai nostri microfoni il presidente Tommaso De Simone. In merito alla giornata della trasparenza e dell'anticorruzione, proprio ieri il governo ha approvato, il Parlamento ha approvato la nuova norma sull'anticorruzione, reintroducendo il falso in bilancio, ovviamente mettendo dei paletti nuovi. Ed è importante che un ente pubblico che ha la responsabilità economica di un territorio, sempre martoriato dai media sulle varie vicende criminalità organizzata, vere e che hanno creato tantissimo disagio e tantissimi fatti nefasti su questa provincia, ovviamente un ente deve ragionare di anticorruzione e di trasparenza, perché creare il palazzo di vetro è il presupposto veramente per creare delle condizioni nuove e delle condizioni future di speranza su questo territorio. Guardate, un grande segnale che spesso viene sottovalutato, che è quello delle imprese giovanili al femminile in provincia di Caserta, che rappresentano quasi la metà delle nostre imprese e che continuano a crescere, significa che c'è un mondo che vuole intraprendere, c'è un mondo fatto di giovani alla ricerca di un futuro e di donne che stanno cercando un'affermazione. Fare impresa è una speranza, è un'opportunità anche per questo patrimonio che è fatto del femminile in provincia di Caserta, che ovviamente non va trascurato ma va assecondato e agevolato nei percorsi futuri. Questa mattina alle 10.30 al Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni, guidato dal Rettore Vigliotti, incontro con l'europarlamentare e magistrato Caterina Chinnici, autrice del libro È così lieve il tuo bacio sulla fronte. La scrittrice ha discusso dell'opera con gli alunni del Convitto Nazionale. E in chiusura lo sport, il tennis, gli internazionali di tennis che si stanno svolgendo a Caserta. Sarà una finale giovanissima tra Turchia e Russia per il torneo con un premio da $25.000. Alle 15.30 Ipek Soliu di 19 anni sfiderà Daria Casatina di 18 anni. La vincente intascherà $4.000 e 50 punti in classifica WTA. Ieri pomeriggio davanti a tanti appassionati nel club di Via Lavian le due semifinali. La prima è stata quasi a senso unico, la turca Soliu a parte subito contro l'ungherese Gianni che aveva buttato fuori la numero 1 Minella. Ed è veramente tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Come al solito vi ringrazio per la cortese attenzione e vi ricordo il nostro sito www.lunaset.it e l'app per smartphone e tablet Lunaset Go. Grazie ancora, arrivederci.